5 anni di letteratura economica. C'è una buona parte di Parlamento, tutti sostanzialmente, tranne la Lega, che sta discutendo di qualcosa che dal mio punto di vista interessa relativamente ai 200.000 stranieri residenti a Milano, per esempio, che mi vengono a parlare di casa, di lavoro, di scuola, di assistenza, non di diritto al lavoro. Qualcuno si sta accapigliando su un tema che interessa molto poco ad altri. Questa mattina in Bocconi un incontro sul tema della cittadinanza agli stranieri, proposta di legge, Fini sono ultimamente tornato sull'argomento. Quali sono le opinioni della Lega in merito? Che l'integrazione prosegue bene con circa 4 milioni di immigrati regolarmente presenti in Italia, sono quasi 200.000, sono a Milano, prosegue bene, ma non servono scorciatoie. Il diritto di voto arriva alla fine di un percorso, non a metà o all'inizio, quindi 10 anni di tempo per chiedere la cittadinanza che ci sono in Costituzione ci sembrano adeguati. Detto questo, gli immigrati che incontriamo anche noi quotidianamente ci chiedono tutto, fuorché di andare a votare per il sindaco, ci chiedono di fare i problemi di casa, di lavoro, di scuola, di ospedale. Non mi sembra che il diritto di voto, a differenza di quanto pensano Fini e D'Alema, sia in testa delle loro priorità. Il paese al tempo del futuro, non del passato prossimo. La politica italiana che abbiamo dato ieri, degli ex, di da dove veniamo, è poco di quello che potrebbe accadere nel 2020, nel 2030, cioè alla nostra generazione. Io penso che il compito della nostra generazione politica sia quello di immaginare cosa succederà nei prossimi anni. E qual è la posizione del PD in merito? Ma la posizione del PD è assolutamente favorevole, è stata espressa attraverso una serie di proposte e di progetti di legge. Noi crediamo che il Paese sia maturo e che sia necessario riconoscere innanzitutto la cittadinanza ai bambini che nascono in Italia, che ci pare una cosa necessaria e che poi si possa accelerare senza esagerare. Insomma, 5 anni ci sembrano sufficienti per poterla richiedere invece da parte dei cittadini stranieri. Sono anche tanti immigrati che voterebbero Lega, però. Guarda, io ne incontro tanti, tutti i giorni ce ne sono parecchi iscritti, ma non è un discorso di chi vota chi e quindi se mi conviene o non mi conviene. Il diritto di voto arriva alla fine di un percorso, è uno dei diritti doveri che arrivano alla fine di un percorso. Anticipare questo percorso non penso sia interesse di nessuno, a prescindere da chi voterebbero. Paolo Salvini poco fa ci ha detto che in realtà le richieste degli immigrati non sono quelle della cittadinanza, ma ci sono priorità più importanti. Che cosa risponde? Mi sembra curioso che Salvini sia portavoce degli immigrati, diciamo la Lega è contraria per ragioni squisitamente elettorali, è contraria al voto amministrativo, è contraria alla cittadinanza più breve, non brevissima, 5 anni sono davvero tanti poi se ci si pensa. Io non capisco quali siano le richieste degli immigrati a cui fa riferimento Salvini. Io so che gli immigrati vogliono poter partecipare, visto che pagano le tasse vogliono anche essere rappresentati in qualche modo.